Domani è domenica, domani c'è colazione. Ci andiamo a preparare la colazione, andiamo. Regà, benvenuti nella mia cucina. Allora, che cosa andremo a fare? È tanto, anche perché non avevo lo stampo qui, che non ci facciamo una cheesecake, ma non una cheesecake, tipo quelle torte fatte cheesecake, non la fetta, voglio proprio lo stampo. Sono andato a casa, sono andato a recuperare il mio stampo. Faremo una vera e propria tortina, andremo a foderare base e circonferenza con i biscotti dentro una crema e sopra la copriremo. Dopo alla fine lo vedrete, perché sennò vi spoilerò troppo. Cominciamo. Per uno stampo del 16 ci serviranno circa 100 g di biscotti, 10 g di farina di cocco grattugiato, 10 g di farina di riso, 200 ml circa, 180-200 di latte a scelta. Io uso questo scremato, ma potete usare quello che volete. Una bacca di vaniglia, uno yogurt greco da circa 150-170 grammi, 0, 3 grammi di gelatina alimentare e come dolcificante andremo a utilizzare il liquiflava alla vaniglia di Bulk. Come prima cosa dobbiamo sbriciolare i nostri biscotti ottenendo un composto sabbioso e appiccicoso che fodererà base e circonferenza. Come biscotti io utilizzo, ho trovato al supermercato questi qui, sono i dolce senza della misura, mi pare si chiamino così oppure si chiamano buoni così. Comunque sono biscotti integrali senza zucchero, né edulcorante e per fare ste schifezzuole van bene. Voglio fare una cosa che ho sempre visto e non l'ho mai fatta. Schiacciamo i biscotti così. È una cagata, ma l'ho sempre voluto fare. A questo punto portiamo i nostri biscotti in una teglina dove andremo ad aggiungere circa un cucchiaio di burro di arachidi, burro di frutta secca, quello che volete, e un cucchiaino di miele, andando, se necessario, ad aggiungere un goccio scarso di latte per regolare la consistenza. Allora, vi do le grammature precise. Andiamo ad aggiungere, secondo me, una trentina di grammi per il burro di arachidi. Adesso faremo un video anche di questo, vi farò un video passo passo. Nel mentre andate nelle mie storie in evidenza su Instagram e trovate tutto il procedimento passo passo. Mettiamo 30 grammi di burro di arachidi, mezzo cucchiaino scarso 10 grammi di miele e andiamo a mescolare. Dobbiamo ottenere un composto sabbioso e leggermente appiccicoso che starà su quando lo schiacciamo. No, ci vuole un goccio di latte, proprio un goccio, eh. Ne mettiamo poco per volta perché sennò se la andiamo a mettere tutti in una volta sbaglia la quantità. Io adesso mi regolo ad occhio, avevo messo una tazzina da caffè di latte, ok, ci siamo. Adesso vi faccio vedere che risultato dobbiamo ottenere. Perché se l'andiamo a fare troppo bagnato, la base sarà leggermente umida e a me non piace. Adesso comunque per scrupolo lo andiamo a cuocere, vedete? Guarda come sta su in piedi. Questo tiene, adesso andiamo a foderare il nostro stampo e l'andiamo a cuocere un minuto in friggitrice ad aria. Per stare dalla parte dei sicuri, che non abbiamo brutte sorprese, andiamo a foderare il nostro stampo. Così siamo sicuri che si stacca. Mettiamo un foglio di carta forno, adagiamo lo stampo su e andiamo a chiudere avendo fatto la base perfettamente. E adesso andiamo a fare anche la circonferenza. Allora, la quantità è giusta, 100 grammi di biscotti bastano perfettamente per fare questo stampo. Adesso tagliamo l'eccesso e andiamo a pareggiare il bordo della circonferenza, avendone un bordo pari, così non avendo punti in punti più alti o comunque non avendo una linearità, non rischieremo che quel punto lì si andrà a bruciare. La cottura in forno sarà molto veloce, cioè non voglio proprio che si secchi, voglio che si asciughi un attimo e che si compatti. Ok, il risultato che dobbiamo ottenere è questo.
uno stampo foderato base e circonferenza nel modo più lineare possibile. Adesso vado a mettere il mio stampo in friggitrice a 160, secondo me per 2 minuti, 2 massimo 3 minuti, perché picchia. Nel forno di casa io farei anche 5. Adesso vediamo il risultato finale, vi faccio vedere come deve essere per non essere troppo secca, se no si sbriciola. Andiamo. Mentre quello cuoce, noi ci stiamo facendo un caffè, pesiamo il nostro latte, le parti liquide. Prendiamo un pentolino, prendiamo il caffè, diamo un sorso di caffè. Ok, abbiamo detto circa 180 millilitri. Là è finito, adesso andiamo a vedere. 180 di latte, 10 di farina di riso. Perché la farina di riso? Perché è più bianca, è più fine e non mi va ad alterare il colore. Le altre farine di solito hanno un colore più scuro, io poi preferisco la farina di riso. 10 grammi di farina di riso setacciata e altrettanto di farina di cocco, ma non setacciata perché sennò non passa dai forellini. I semi di un baccello di vaniglia. Per la vaniglia incidiamo, appoggiamo e andiamo a prendere i nostri semini. Questo è l'aroma più potente che c'è in natura, l'ha detto il maestro esimio Iginio Massari. Volendo potete fare anche mezza, ma a me la vaniglia fa smattare, mi piace tantissimo e la metterei ovunque. Infatti l'aroma che andremo a mettere, il dolcificante, è appunto alla vaniglia, quindi vaniglia su vaniglia. Questo qui, il baccello di vaniglia, non lo buttate assolutamente. Cosa potete fare? O lo essiccate, lo frullate e fate uno zucchero semolato alla vaniglia, oppure lo frullate direttamente con... forse adesso ho finito. No, non brucia. Sì, brucia, cazzo. L'ho andata a frullare direttamente con dell'eritritolo, con dello zucchero, e fate uno zucchero semolato, uno zucchero a velo alla vaniglia. Se no lo mettete dentro lo zucchero, questo comunque conferisce un botto di sapore, fate uno zucchero alla vaniglia. Questo qui ha cotto, non so se si vede, mi sto bruciando. Non è croccante, ma è compatto, ha preso consistenza in modo che quando noi li andremo a mettere sul latte e lo yogurt dopo non diventa non diventi molle, ha una sua masticazione, dice il mio chef. Abbiamo messo la vaniglia, abbiamo messo le farine, abbiamo messo la farina di cocco, andiamo a mettere il dolcificante. Il dolcificante andate a gusto, cioè quanto ve ne piace. 10 gocce, to. Amalgamiamo un po' tutto e portiamo sul fuoco, cuocendo finché non comincia a tirare. La fiamma bassa, con calma. Ok. Vedete che sembra... guarda come onduleggia. Ora comincia a fare le bolle. Ok. Ci siamo, vedete? È pronto. Adesso aggiungiamo la nostra gelatina messa a bagno, ben strizzata. Strizziamo bene, aggiungiamo e la andiamo a sciogliere. Aggiungiamo il nostro yogurt. Una volta che avremo aggiunto la nostra gelatina, mescolata e si sarà sciolta, aggiungiamo lo yogurt. Lo yogurt però dobbiamo andare a dolcificarlo, perché lo yogurt è zero, è acido, non ha niente. Gli andiamo ad aggiungere qualche altra goccia di dolcificante o di confettura o di quello che volete e andiamo a creare un composto unico. Mescoliamo sempre con la frusta, così riusciamo a sciogliere i grumi e ad avere una crema liscia. Adesso vi dico se la dose è giusta, se no dobbiamo fare altra roba. Allora, l'idea qual è? L'idea è quella di andare a riempire il nostro stampo lasciando all'incirca un mezzo centimetro che andremo a farcire con della crema al pistacchio. Siamo stati bravi? Sì, perfetto, dado. Come potrete vedere, allora, la cosa figa è il fatto che si vedono i puntini della vaniglia, cosa che mi fa impazzire. Questo centimetro che ci siamo tenuti di margine, boys, sarà la nostra guarnizione, nel senso che noi lì andremo, una volta che si sarà solidificato, adesso lo lasciamo in frigo per almeno 2 ore, almeno, perché la gelatina si deve gelificare di nuovo e si deve fermare. Li andiamo a mettere sulla nostra crema, la andiamo a coprire con una pellicola, non a contatto, ma con una pellicola, così il frigo non andrà a fare la pellicina sulla crema, e la lasciamo in frigo. Io questa qua è sabato alle 6, la lascio tutta la notte. Se voi lo fate, lo lasciate almeno 2-3 ore, almeno. Lo metto in frigo e ci vediamo tra un po' quando andiamo a farcirla. Bella. One long angry line later. Sono passate all'incirca 2 ore e mezza e la nostra cheesecake è pronta per essere farcita. Barattolo delle meraviglie, e la farciamo. Di questa qui, questa crema qua, visto che sono sicuro che me lo chiederete, è la crema della Pariani.
Io questa crema qui la utilizzo da un sacco di tempo e secondo me, di tutte le creme che io ho provato, questa è una delle migliori. Ha il 50% di tutto il barattolo, questo è un chilo, l'unico difetto che ha è da chilo. Vi lascio il link qui sotto nel box informazioni, la compro direttamente da Amazon perché faccio prima col Prime, mi arriva subito. L'unico difetto che ha è da chilo, però voi lo tenete al fresco, io lo compro, quando l'ho finito lo ricompro. A genius! Mi dura tanto, devi stare attento a non finirla perché se ti attacchi la finisci così e buona lei. Occhio. Ed è questa. Io non... Facciamo che è meglio. Adesso la andiamo a coprire con molta delicatezza, nel senso che prima boys vi avevo detto che avremmo troppo zoomato. Ciao! Prima boys vi avevo detto che avremmo messo la pellicola su per evitare che faccia la pellicina. Non la metto la pellicola su perché mi si appiccica, mi tira via troppa crema e me la rovina. Già un po' me l'ha sporcata, adesso provo di pareggiarla un po'. Non gli metto la pellicola perché mi leva troppa crema. Questa adesso la metto in frigo, è sera, io adesso vado a letto tra un po'. Domani mattina la mangiamo. Buonanotte. Se mi cade adesso. Regà, buongiorno. Siamo giunti alla mattina successiva. Tiriamola fuori. Con una punta di crema in più e andiamo leggermente a lucidare. Il caffè è fatto. Nella domenica fuori piove, c'è un tempo di merda. Caffè, torta. La torta c'è. C'è la crema che mettere in frigo, se l'ha presa e quindi è più dura. Quando tagli col coltello o con la forchetta si rompe e questa cosa mi triggera. Però quando la prendi così è come se mangiassi la Nutella da frigo. Fredda, quindi tu la riesci a muovere e non impasta perché ha una sua masticazione. Il video sarà venuto lunghissimo. Io vi saluto, vi ringrazio per l'attenzione, vi do l'arrivederci, ci vediamo in un prossimo video. Vi invito a iscrivervi al canale, lasciare like. È una frase fatta, però l'altro giorno guardavo le statistiche, un botto di voi che guarda i video non è iscritta. No bueno. No, scherzi a parte. Iscrivetevi al canale, lasciate like, commentate, fatela, fatemi sapere se vi è piaciuta, scrivetemi da qualche parte e buona domenica, o dipende quando guardate questo video, e ci vediamo. Ciao.